Benvenuti amiche e amici di Red Glove, ci ritroviamo qua per premiare la challenge di Borgo Parmigiano e parlare di molte altre cose. Allora, innanzitutto vi ringrazio per la partecipazione che c'è stata a questa challenge. Col passare del tempo, più challenge facciamo, più aumenta, diciamo, il pubblico, più aumentano le persone che partecipano. E di questo ne siamo molto felici. E in questo video poi faremo anche vedere proprio la novità. Quindi è arrivata ora Borgo Parmigiano, sarà nei negozi probabilmente prossima settimana e potrete già andarlo a scoprire dal vostro negoziante di fiducia. Quindi in questo video premieremo il vincitore della challenge, ma metteremo come si dice, in palio anche una seconda copia che potrete vincere seguendoci durante il video. Ci saranno qualche gioco da fare con noi e alla fine si potrà vincere. In che modo? I vostri nomi verranno inseriti all'interno di una ruota della fortuna che verrà girata e se sarete il fortunato estratto potrete vincere un Borgo Parmigiano. In questa ruota ci sono già i nomi di chi ci ha seguito nella newsletter e ha partecipato e ha indovinato alla challenge che era nella newsletter. Quindi, quelli che vedete in sovraimpressione avranno una piccola probabilità in più di vincere la copia che daremo in palio nel video. Vi consiglio quindi, se non l'avete fatto, di iscrivervi alla nostra newsletter, perché essere iscritti alla newsletter garantisce la possibilità di, cioè, no, garantisce la possibilità, no, però aumenta la probabilità di vincere qualcosa durante le premiazioni. Quindi abbiamo parlato di ruota, abbiamo parlato di numeri e di parole, quindi bisogna per forza far entrare il nostro notaio Alessio. Eccolo. Eccomi qua. Ciao a tutti. Ciao. Cosa ci dice Alessio? Allora, stasera, come dicevi tu, giocheremo in diretta. Ci saranno quattro quiz e appunto chi indovinerà questi quiz entrerà nella nostra ruota. E una cosa, chiaramente, chi indovina più quiz entra più volte nella ruota, quindi se uno dà la risposta giusta a tutti e quattro i quiz, il suo nome entra quattro volte nella ruota. Quindi partecipate tutti e seguite tutti e quattro i quiz, appunto. E attenzione anche a quiz trabocchetto, senza svelare niente, però parliamo di topi Borgo Parmigiano, trabocchetti, ci saranno anche dei quiz trabocchetto. Allora, ma scusami, diamoci subito al vincitore della challenge, giusto? Sì. Che ci ha tenuto in gioco, diciamo, l'ultimo mese, 4 settimane. Chi è Ale? E allora lo vediamo subito, è Riccardo Ghisi. Grande Complimenti, Riccardo. Riccardo. Riccardo si aggiudica una copia di Borgo Parmigiano che verrà spedita dai nostri magazzini a Carrara direttamente a casa sua sulla groppa di un paio di topi. Quindi arriverà probabilmente tra 5-6 anni, non lo so, a seconda. Dipende da Potrebbe quanto corrono velocemente. anche. Esattamente, esattamente. Ok, quindi. Ora giochiamo subito e non stiamo a fare i discorsi. Ah, una nota per Riccardo. Gioca anche te, Riccardo, ma non verrà inserito all'interno della ruota della fortuna. Diamo la possibilità a qualcun altro di portarsi a casa un Borgo Parmigiano. Quindi partiamo a giocare, ma ora, mentre giochiamo, Alessio ci svelerà, questa è una novità di questo video, anche le risposte alla challenge di Borgo Parmigiano, così se avete dei dubbi, se avete risposto bene o meno, potete vedere, diciamo, le soluzioni. Ok, quindi andiamo con ecco, vediamo la prima La prima. soluzione. Eccoci qua. Beh, allora, qua bisognava trovare il miglior tracciato possibile per portare il topino a mangiare il formaggio, chiaramente schivando i gatti e gli spazi che erano non attraversabili.
Ecco, non l'abbiamo detto, ma è chiaro che se su una mattonella c'è il graffio del gatto, probabilmente il gatto con la zampa ci arriva. Quindi sostanzialmente da quelle caselle non si poteva passare, esattamente come dalle caselle con i buchi con le ragnatele, dove il topino cascava di sotto e andava nella stanza di sotto, ma non al formaggio. Quindi Esatto. il percorso giusto era quello e era anche il minimo. Ricordo, perché non l'abbiamo mai detto, che comunque chiunque partecipa agli enigmi in pratica riceve, almeno che non la sbagliate proprio, come si dice, di cattiveria, riceve comunque dei punti, ok? Quindi magari l'avete notato, chi indovina fa il punteggio pieno, ma chi non indovina comunque ottiene qualche punto per la partecipazione, a volte più alto o più basso, perché alcuni degli enigmi hanno delle risposte che potrebbero essere semigiuste, magari prendono più punti di risposte, diciamo, completamente errate. Ora, quindi, giochiamo invece noi col video, quindi andiamo del primo enigma, se ce lo mandano, eccolo qua. Rispondete in chat, l'edizione tedesca di Borgo Parmigiano si chiama Schloss Butter Case, non so se case, forse case, Burg Appenzell, Dorf Emmental. 1, 2, 3, vi do 10 secondi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, beh, fine. Avete avuto il vostro tempo per rispondere, spero abbiate risposto in tanti. Ok, diamo un po' di tempo perché vedo che qualcuno sta ancora arrivando con le risposte. Secondo me qualcuno è andato a cercare su Google la risposta. Ma non sarebbe stato valido in questi 10 secondi. Basta. Ora ci stoppiamo e Alessandro Pieri è il nostro ultimo partecipante. Allora, Ale, qual era la risposta? Diamola subito. E di questa qui, allora, era Burg Appenzell. Burg Appenzell, anche perché quello è, diciamo, Castello Appenzell. Appenzell è una zona della Germania con un bel castello. Un castellino famoso, gli altri invece erano delle combinazioni di nomi tedeschi a caso che abbiamo fatto noi. Cioè, credo ci fosse anche un città formaggio. Allora, vediamo quindi, abbiamo fatto la prima soluzione della challenge che ci ha tenuto 4 settimane fa in gioco. Vediamoci la seconda. Se la regia ce la manda, eccola qui. Eccoci qua. Tac. Allora, praticamente bisognava togliere il formaggio dalla trappola senza far scattare la trappola, fondamentalmente. Tipo Indiana Jones con l'idolo che va sopra, che leva l'idolo e ci mette il sacchetto e poi gli viene la palla in testa perché ha sbagliato il peso. Quindi, fondamentalmente, bisognava sostituire il formaggio con un peso equivalente per evitare che la trappola scattasse. Ok, Ecco. il trucchetto era che c'è l'acqua che Sì, pesa 100 grammi, esatto. quindi tu dalla brocca, la brocca pesa 75, c'è chi ha fatto, chi l'ha divisa C'è chi 575 senza considerare la brocca, però la brocca sì. pesa 75 e versandola, Così diciamo, come c'è chi invece ha capito che era attacchettata la brocca e quindi andava versata una parte dell'acqua. Nella esatto. fattispecie la risposta giusta era il ponte, cioè quel pezzo verde a forma di ponte, con il tagliere, con la tazza, con dentro 100 ml di acqua. Esatto, ora vi lascio con un piccolo giochino. C'è anche un'altra combinazione che dà lo stesso identico peso, però valeva un pochino meno punti perché bisogna essere degli equilibristi per metterli uno sopra l'altro. Quindi vi lascio con questa. Comunque, come avrete visto, tutti hanno ricevuto dei punti, anche se avete dato delle risposte, bastava che, diciamo, il totale più o meno tornasse. Ok, quindi comunque questo io continuo a spronare per partecipare anche negli enigmi dove magari non siete sicuri, diciamo, come si dice, della risposta. Andiamo quindi subito a giocare con la nostra seconda quiz del video, se la regia ce lo manda. Ecco, un'altra domanda. Quale tra questi premi ha vinto Borgo Parmigiano? 1, As d'Or, 2, Arez Spiel, 3,
3 Deuscherspiele. Ci abbiamo 10 secondi, 10, 9, 8, 7, sento le dita di gente che cerca su Google, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beh. Allora, vedo arrivare delle risposte. Allora, sostanzialmente, lo diciamo, questa è la domanda col trabocchetto, ok? Nel senso che il Borgo Parmigiano è un gioco così bello che Ale. Beh, ha vinto la Sdor, ma ha vinto anche Arezzo-Spill, ma ha vinto anche Deutscher-Spill. Cioè, insomma, li ha vinti Esatto, tutti. la 23, questa era la domanda trabocchetto, se uno scriveva 1, 2, 3 li prendeva tutti, mi dispiace, in qualche modo dobbiamo divertirci un po' male Anche anche noi. noi, insomma. Ok, e invece torniamo alla challenge di Borgo Parmigiano per vederci una bella rispostina delle challenge che abbiamo visto. Eccolo qui. Eccolo là. Bisognava dividere il formaggio in due, esattamente a metà. E quale modo migliore per tagliarlo a metà avendo solo il righello e il coltello che prendere l'altezza della forma di formaggio e tagliarla a metà dall'altezza? Esatto, perché? Perché se vedete, su queste cose stateci attenti anche nelle prossime challenge, le dimensioni contano, quindi questo righellino è abbastanza lungo per misurare l'altezza del formaggio, ma non per misurare la forma di formaggio. Quindi per avere un taglio esatto, l'unico modo è che un topino metta il metro di fianco, l'altro taglia a metà. E continuano a seguirsi finché non tagliano tutta la fetta, perché il coltello effettivamente è lungo quanto il raggio del formaggio. Ok, questa era una domanda. Ho visto anche tutte delle rocambolesche risposte assurde su come tagliare questo formaggio. Ok, mi ricordo, Ale, che sono arrivate anche cose incredibili. E diamo, quindi, detto questo, andiamo subito a rigiocare nel video. Vai. Ok, allora, tocca a te, Federico? Ah, lo leggo io uguale, leggilo te. Vai, quale tra i topini è di una posizione regolare come nel calcio o nel fuorigioco? In realtà c'è un topino tra questi che non può stare per le regole di Borgo Parmigiano lì. Voi magari non conoscete Borgo Parmigiano e direte, ma che cavolo, io non lo so, sparate un numero a caso. Ok, se invece per qualche motivo lo sapete, dite il topolino che è fuori gioco. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, beh. Fine. Incredibile, hanno risposto solo una persona, cioè non si è nemmeno buttati gli altri, nel senso no, arrivano con il. Io ce li ho in ritardo, nella chat mi arrivano in ritardo. Il topino era Ale. Beh, era il numero 2. Esatto. Che sta su un tetto e i topini sul tetto non ci stanno. Cioè, nella cover che vedete dietro di me, nella copertina che vedete dietro di me, ci stanno anche, eccoli qua, che corrono sul tetto. Ma nel gioco i topi sul tetto non ci stanno. Grande, vedo un Alessandro Pieri che scrive dato completamente a caso e ci ha preso, grande. Ok, era una possibilità su 8, bravo. Bene, quindi becchiamoci l'ultimo enigma della challenge vecchia con la soluzione, no? Se non mi sbaglio, se non l'ho Sì, perso, eccolo qui. un attimo solo che avete risposto un sacco. Vai, do una mano ad Ale, ve lo dico io. Allora, qui c'era da scegliere tre formaggi da portare via, ovvero tre col buchino che si allineassero. Ok, ora i formaggi sono il 2, il 4 e 6. Non vi sto assolutamente a spiegare come, però se ruotate, muovete e uno lo addirittura lo ruotate sulla propria asse, i tre di questi buchini si diciamo collimano in modo che il topo possa mettere due zampine in due buchi e una codina nell'altro e portarsi via tutti e tre i formaggi. D'accordo? Quindi questa è la soluzione. E direi che a questo punto, senza alcun
colpo ferire, andiamo a vederci la quarta challenge per vincere oggi, oggi, non quella vecchia, quella nuova. Vediamo un po' che cosa c'è. Ah, c'è un classico. Trovate le differenze, ok? Basta che scrivete quante differenze ci sono tra i due Borgo Parmigiano che sono aperti. Anche qui 10 secondi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Poi chiederemo ai grafici di fare un video che fa 10, che fa 10 in sovraimpressione, perché io mi sono rotto le scatole di continuare a dire 10, 9, 4, 7, 6, 2, 1, fine. Ok, vi ho dato anche un pochino più di tempo. Arriveranno poi le risposte, basta, beh, finite. Scrivete quelle che avete trovato e se c'è qualcuno che le ha prese. Io in teoria dovrei saperle perché sono quello che ha fatto le foto, però sostanzialmente non ho la più pallida idea di quante erano, perché non me lo ricordo. Vedo intanto le risposte piovono. Ok, per questa risposta, per darci questa risposta, in realtà, secondo me, siccome Alessio lo vedo che conteggia come se non ci fosse un domani, super impegnato, chiamiamo in aiuto. Qualcuno, chiamami in aiuto Cecilia dallo store di Torri di Quartesolo. Ciao a tutti. Sì. Ecco, ciao Ceci. Ciao. Quante erano Io queste differenze? queste differenze chiaramente, senza alcun indugio, erano 8. Aspetta che non 8. riesco a mettermi in precisa. Ok. Erano 8. 8. Ok. Sì, e io qui dal nostro strabiliante store vi presento finalmente Borgo Parmigiano, arrivato fresco fresco. Abbiamo creato un piccolo borgo ad hoc, non so se notate anche le scalette. E qua c'è il fantastico gioco aperto. Cioè, ragazzi, ha una componentistica stupenda. Vi faccio vedere anche i topolini. Piccini, ma sono tutti coloratissimi. Aspetta, se riesco a inquadrare. Bene, li adoro. Eccoci qua. Ma inoltre, tra l'altro, come mega novità di questi giorni, c'è tutta la nostra Esatto, collezione di puzzle. che chi ci ha seguito in newsletter lo sa perché è stata la notizia della newsletter, sono tornati i puzzle. Sì, questi puzzle, tra l'altro, cioè strabilianti, per gli amanti del fantasy o per gli amanti dei gatti o per qualsiasi altro affascinante mondo, sono stupendi perché sono realizzati in cartone riciclato al 100% e lino, fibra di lino, ma non c'è un pezzo uguale all'altro, aspetta che non riesco a inquadrare, all'interno, e sono stupendi. Io me ne sono già presi alcuni. Sono riciclati al 100%. Esatto, ma la Esatto. cosa bella anche è che ci è arrivato finalmente anche l'oggettistica legata ai puzzle, come il fantastico tappettino per comporre il puzzle e arrotolarlo e metterlo via se non l'hai completato, per non occupare tavoli e case immense per mesi eterni. E come anche, beh, tutta la nostra linea di piccoli vassoietti che anche qua, se oltre a dividerli per colore e per tipologia, poi li puoi benissimo impilare e mettere da parte così come sono, senza perdere pezzettini o che il tuo gatto te li caccia giù dal tavolino, come mi succede spesso. E anche la magica colla per poter attaccare proprio il puzzle direttamente al quadro, che non volino via pezzi in giro e così via. Esatto, perché io mi ricordo che quando aprii la Red Glove 15 anni fa, tengo a sottolineare, mi piaceva fare i puzzle per trovare quel tappettino. Ci ho messo qualcosa come 12 fiere perché nessuno aveva questo tappettino. Quindi finalmente ne ho fatto una scorta enorme sperando di non essere arrivato tardi con i tempi. Però sostanzialmente è un accessorio che secondo me ogni puzzlaro ha bisogno in casa. Ma Ceci, cosa fai con quella bambolina in mano? Questa è la nostra Grigri, la nostra mascotte, che io ce l'ho perché ci tenevo a dire io, diciamo, la nuova challenge in arrivo del nostro magico mondo voodoo. Questa challenge praticamente è, per me, voodoo è
in onore dei 15 anni di Red Glove, per festeggiare, c'è la possibilità di vincere tutto il nostro mondo di voodoo. E non vi posso dire altro, ma se volete sapere di più, dovete seguire la nostra presentazione di venerdì prossimo, o venerdì, no, il 23, alle ore 16, 18, aspetta che mi ha tolto il numero, alle 18.45 c'è la diretta che spiega tutte le specifiche di questa fantasticissima challenge in arrivo. Sul mondo volevo dirlo io, ma l'hai voluto dire te e fine. Ormai ah, ok. Ti ho detto che l'ho detto io, non avevo capito. Va bene, grazie Ceci. Ricordiamo sì. Poi per chi vuole andare a trovare Cecilia o Maddalena per vedere i giochi nostri, che lo store è a Torri di Quartesolo, all'interno del centro commerciale Le Piramidi. Ok, l'entrata non la ricordo, ti ricordi l'entrata Ceci? L'entrata 4 e entrata 3. Perfetto, siamo nella congiunzione delle due entrate. Esatto. Perfetto, grazie. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Eccoci qua. Nel frattempo credo che il notaio Alessio abbia fatto tutti i suoi conteggi, ficcato sulla ruota e tutto il resto. Direi che... Eccoci, me lo dimenticavo, grazie regia. Nel frattempo su YouTube, nella sezione Impariamo a giocare A, potete trovare il video di spiegazione di Borgo Parmigiano. Quindi se avete visto, abbiamo iniziato a fare video spiegazioni di tutti i nostri giochi, sono le video spiegazioni che potete seguire proprio col gioco davanti, quindi durante il setup si blocca, vi chiede anche di bloccare il video per fare le parti, diciamo, di preparazione del gioco. Sono ottimi per imparare direttamente il gioco senza magari leggere il regolamento. Poi il regolamento ve lo tenete sotto mano in caso di dubbi, perplessità o piccolezze durante la partita, però dovrebbe velocizzarvi tantissimo l'entrata nel mondo. Quindi, se volete imparare Borgo Parmigiano, YouTube, canale Red Glove Edizioni, sezione Impariamo a giocare A e clicchi sul video. Ok, quindi... Detto questo, abbiamo la ruota pronta? Pronta e caricata, adesso. Ok, ecco, vediamola un po'. Vedo che c'è tanta gente che ha risposto bene. Sono tanti bene. Nomi, sì, tante risposte nomi. Giuste e caricarle. Okay, ti chiedo una cosa però, lo so che tu notaio sei un notaio serio, però mi levi Riccardo Ghisi che... ha già vinto il primo, altrimenti sì. Poi lo sappiamo che facciamo girare questa ruota e rivince lui, poi si arrabbiano. Adesso te lo levo subito. Scusa, ma nella pressione di caricare i nomi ho caricato anche i suoi. Grazie Riccardo, lui, il notaio aveva sbagliato, ma bisogna assolutamente intervenire, altrimenti poi vedo una rivoluzione... in atto tra i nostri fan, perché poi è una possibilità su 36, ma se lo fai girare viene sicuramente quello, no? Sì, beh, di solito dovrei averlo tolto da tutti. Adesso sto ricontando per sicurezza, ma ok, intanto ricordiamo ancora la nuova challenge. Questa sarà una challenge molto lunga, nel senso che avrete tempo per farla, ma comunque venite venerdì 23 ore 18.45, che è il prossimo venerdì, e potrete scoprire di che cosa si parla. Ricchi premi, vincono più di una persona, e si vince tutto l'universo di voodoo. Quindi io ci farei un pensiero. Ok, ci siamo, Alessio, con la ruota? Ci ruota siamo. Aggiornata? Oh, non c'è più. Ora, non so se ne arrivate degli altri, però sostanzialmente, Riccardo, mi spiace, non ci sei più. Vai, allora, via, giriamo la ruota. Pronti? Come nel famoso gioco e vediamo chi vince. Via, sta girando. Ah, Alessandro Pieri. C'è stato un momento in cui sembrava vincesse qualcun altro, ma la ruota... ha slittato fino a Alessandro Pieri, quindi secondo me Alessandro hai vinto per quello completamente a caso che ci hai preso, quel 2 che era il topino fuori e ti ha fatto vincere il Borgo Parmigiano, così ora scoprirai
se era giusto o meno che stesse sul tetto. Ok, quindi ci siamo, abbiamo dato premi, abbiamo, come si dice, abbiamo fatto anche vedere le risposte alla challenge che intanto in tanti ci avevate chiesto, quindi abbiamo usato questo momento per potervi presentare tutte le risposte. Quindi complimenti a chi ha vinto, complimenti a chi ha partecipato, tanto ci si diverte lo stesso. Quindi non seguiteci perché ci saranno altre challenge, soprattutto partirà una challenge sul prossimo gioco in uscita che è Hansel e Gretel, okay? Che dovrebbe arrivare. Ormai uso il condizionale perché purtroppo con questi problemi di cartone e produzione non ci sono un po' di ritardi, però dovrebbe arrivare per fine agosto, quindi dalle prossime settimane si inizierà a giocare con la challenge con Hansel e Gretel. Seguiteci sui social, iscrivetevi alla newsletter se non l'avete fatto, perché una newsletter arriva lunedì e lunedì potrebbe esserci qualcosa per giocare e avere un nome sulla ruota della fortuna di Hansel e Gretel. Quindi, grazie al notaio Alessio. Grazie a voi ragazzi. Grazie a tutti, alla prossima e buon gioco. Ciao. Ciao ragazzi.